La notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321 moriva a Ravenna Dante Alighieri. A 700 anni dalla morte del sommo poeta, il mondo continua a celebrare la sua eredità culturale che negli anni ha abbracciato anche forme artistiche lontanissime dal periodo storico in cui Dante scrisse versi di quel testamento immortale che è stato la Divina Commedia. Molti secoli dopo, anche fumetti, videogiochi e cinema si sono fatti abbracciare dalla felice contaminazione letteraria con una predilezione per la fascinosa dannazione dell'inferno, più volte indagata dagli artisti. Dante il cinema sarà anche il tema al centro del terzo convegno adriatico che l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Pescara sta organizzando per il 16, 17 e 18 settembre, come anticipato da Antonio Sorella, professore ordinario di letteratura italiana dell'Università D'Annunzio. Parlare di attualità di Dante è sempre difficile. Attuale è un autore, come diceva Umberto Eco, quando continuiamo a leggerlo. Ma non perché dobbiamo pensare che sia un nostro contemporaneo, come pure si è letto spesso quest'anno, in cui siamo diventati tutti dantisti, come l'anno scorso eravamo tutti virologi. Per capire un autore bisogna studiarlo, inserirlo nel suo periodo storico, ed è quello che facciamo in tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado, con l'aiuto di bravissimi docenti, perché ci vuole umiltà nel capire un autore, non facendolo diventare nostro contemporaneo, perché ciò è un obbrobrio dal punto di vista scientifico e logico anche. Come vedete, stiamo preparando un grande convegno internazionale qui all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti a Pescara, che si protrarrà per 3 giorni, dal 16 al 18 settembre, su Dante il cinema. Già è venuto Pupi Avati a parlarci del suo film che sta realizzando sulla vita di Dante, poi Gianni Amelio, poi infine a Roma, presso la prestigiosa sede romana della Notre Dame, una università americana specializzata negli studi danteschi, concluderemo con la presentazione dei 3 volumi di letture dantesche di Benigni, a cura di Franco Musarra, proprio sulle letture di Benigni, con la presenza di Benigni. Quindi questa sarà anche un'occasione per la nostra università di farsi conoscere internazionalmente, perché l'evento sarà trasmesso in streaming in tutte le università americane e collegate alle università americane da tutto il mondo. E soprattutto volevamo sottolineare con questo tema particolare anche la presenza del premio Penne Mosca nell'ambito degli studi danteschi e dei convegni adriatici che da anni stiamo organizzando qui presso la nostra università e in rapporto anche con tante altre grandi sedi.